Bentornati, bentornati a Siamo Noi. Allora, al centro della puntata di oggi vogliamo mettere una figura che è al cuore della tradizione cattolica, ma soprattutto è cara a tutti noi. Vogliamo parlare degli angeli custodi. Che bel tema! Eh sì, perché l'angelo custode, come ci ha ricordato Papa Francesco, è un compagno che Dio ha messo per assisterci nel nostro cammino. Una presenza, Gabriella, che probabilmente ci riporta all'infanzia, alle prime spiegazioni sulla fede da parte dei nostri genitori. E allora noi qui, nello spazio dell'approfondimento, abbiamo deciso di ripartire proprio dai bambini e siamo andati a Riccione, nella parrocchia dei Santissimi Angeli Custodi, per capire i più piccoli che cosa ne pensano. Vediamo cosa è uscito fuori. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illuminami, custodisci, reggi, governa me. Per me sono i cari che purtroppo non ci sono più e la mia nonna. Che ti fui affidato dalla pietà celeste e amo. Per me è come una comparsa buona che indica la giusta via e che dice se una cosa è giusta o sbagliata, è come la voce che te cerchi di scacciare perché quando vuoi fare la marachella ti dice ah, questa qui è una cosa sbagliata, tipo così. Secondo me è mio nonno perché lui mi ha sempre voluto bene. Un dono che mi dà Dio per proteggermi quando faccio delle cose sbagliate, quando sono in difficoltà. C'era una bambina che mi piaceva, però lei non lo sapeva. L'avevo rivelato a un mio amico e non gli ho detto, mi raccomando, non glielo dire, cos'è che fa il giorno dopo? Lo dice a tutti, compreso sta bambina, tranne me. Cioè, mi veniva voglia di picchiarlo, ma c'è stato qualcosa che mi ha detto no, non c'è bisogno, tanto non ci risolvi niente. Che ci proteggono, ci custodiscono. Tipo tengono... come un amico, però che sta in cielo. Ero emozionata, avevo anche un po' paura perché era il primo giorno di scuola e non sapevo com'era, se la maestra era brava, ho sperato che l'angelo custode mi aiutasse ad essere calma, a comportarmi bene, non fare brutta figura con tutti i miei nuovi compagni. Angelo di Dio, che sei il mio custode. Mi guarda e mi protegge. Sì, la mia nonna è un po' l'angelo custode per me, perché comunque, dai, sta sempre vicino e, dai, è buona, è gentile, insomma, le voglio molto bene. Quando litigo con una mia amica, lui è lì che mi dice, forza, vai a fare la pace. E il mio bisnonno che... E quando andavo a trovarlo mi faceva sempre divertire, mi raccontava tutte le storie del suo passato. Mi protegge sempre, mi sta vicina e allora non sta quasi mai in cielo perché mi sta sempre vicina. L'angelo custode sono tutte le persone che mi vogliono bene, i miei amici. Mi sembra quasi tipo che mi abbraccia e mi consola. È bellissimo quando provo queste sensazioni. Che bella la semplicità e la dolcezza dei bambini che appunto parlano di angeli custodi. Tra poco naturalmente ascolteremo anche le storie degli adulti che nella loro vita hanno sentito la presenza di un angelo custode. Ma prima di fare tutto questo dobbiamo porci delle domande. Ad esempio, la dottrina della Chiesa cosa dice esattamente dell'angelo custode e quali sono le testimonianze riconosciute sulla sua presenza? Il parterre, che è qui al tavolo di Siamo Noi, ci aiuterà a dare una risposta a queste domande. Do il benvenuto a Monsignor Renzo Lavatori, docente di teologia dogmatica presso la Pontificia Università Urbaniana. Grazie per essere questo pomeriggio con noi. Un ringraziamento che estendo a Padre Gianluigi Pasquale dell'Ordine dei Frati Minori, biografo di Padre Pio, che ci racconterà il rapporto speciale del santo di Pietrelcina con il suo angelo custode. Grazie per essere di nuovo qui a Siamo Noi. E grazie a Luciano Regolo, giornalista e scrittore, che ci racconterà invece della presenza dell'angelo custode nella vita della mistica Natuzza Evola.
Allora, Monsignor Lavatori, io vorrei cominciare da lei, perché con lei vorrei comprendere un po', allargare il contesto generale, cioè prima di arrivare agli angeli, a definire i nostri cari angeli custodi, capire chi sono gli angeli secondo l'Antico e il Nuovo Testamento. Sì, infatti dalle risposte che hanno dato questi bambini si vede che alcune sono molto precise, esatte, secondo questa impostazione biblica e della Chiesa, del Magistero, altre sono un po' confuse perché... Qualcuno diceva nonno, il mio bisnonno. Il nonno è una persona umana, pur essendo ormai anche, o presente oppure già scomparso nell'aldilà, quindi non è un angelo. L'angelo, così anche alle volte può essere la nostra coscienza che ci dice di far bene, di far male, non è necessariamente sempre l'angelo custode. Perché l'angelo custode è proprio... Parliamo proprio degli angeli in generale, prima l'angelo custode. Ecco, in generale, prima gli angeli in generale, e sono coloro che sono stati creati da Dio come puri spiriti nell'insieme del creato. Dunque, gli angeli custodi sono un elemento indispensabile nell'armonia del cosmo, come gli uomini. Però gli angeli sono persone di puro spirito, mentre noi siamo persone composte di anima e di corpo, di spirito e di materia. La loro caratteristica dunque è quella di essere molto vicini a Dio, ma non Dio, neanche semidei, neanche forme così energetiche della natura, del cosmo. Sono perfettamente creature come noi, però hanno questa caratteristica più elevata di noi perché sono puri spiriti, quindi hanno intelligenza sveltissima, profondissima. Ma il ruolo degli angeli nella nostra vita qual è? Ecco, allora, sono essenzialmente intermediari tra il mondo divino e il mondo umano. Sono due sfere alle volte molto lontane, no? Quelle di Dio trascendente, irraggiungibile, invece il nostro mondo umano, semplice, quotidiano. Gli angeli sono questi esseri creati da Dio appositamente affinché possano seguire l'andamento della Terra, in conformità alla volontà di Dio. Quindi hanno questa duplice dimensione. Da una parte sono immersi nella contemplazione di Dio, nella luce di Dio, nella verità di Dio, nella bontà di Dio, e dall'altra parte sono invece immersi nella concretezza umana. Continuiamo tra pochissimo, perché prima vogliamo coinvolgere i nostri telespettatori con Simone, che quindi non è un angelo custode, mi pare di capire. No, assolutamente. E oggi, come sempre, vi chiediamo di dire la vostra e di raccontare le vostre esperienze, e oggi fateci sapere che cos'è per voi l'angelo custode, diteci se avete avuto modo di sperimentare la sua presenza nella vostra vita. Fateci sapere inoltre se dedicate delle preghiere per il vostro angelo custode, e come sempre potete raccontare la vostra storia all'800 22 88 96, potete mandare una mail a Siamo noi, @tv2000.it, potete scrivere sulla nostra pagina Facebook o mandarci un tweet a @siamonoitv2000. Allora, Monsignor Lavatore, io l'ho interrotta mentre lei ci stava spiegando, no, la presenza degli angeli custodi nella nostra vita quotidiana, ma noi come possiamo avvertirla? Oh, questa è una presenza appunto puramente spirituale, dunque per avvertirla è necessario avere una certa sensibilità spirituale. Quindi chi è immerso nella confusione, nel chiasso, nella dissipazione, in quello che noi chiamiamo il materialismo, fa fatica né a sentirlo né a vederlo, perché anche è una realtà spirituale. Quindi solo in un clima di raccoglimento, di preghiera, di silenzio, si può avere questa percezione di una presenza molto efficace, molto buona, benevola nei nostri confronti, mandata da Dio. Quindi sono rappresentanti di Dio, ministri di Dio. No, loro stessi non hanno nessuna realtà da darci a noi, ma sono, in parte della Chiesa, li chiamano le luci seconde. La grande luce è Dio, nella sua realtà di verità e di amore. Si riflette sugli angeli, i quali a loro volta rinfrangono su di noi. Ecco, ma nella storia della Chiesa c'è qualcuno che ha dato testimonianza della presenza, diciamo così, concreta, tangibile dell'angelo custode? Sì. Penso che ci siano molti, alcuni hanno lasciato scritti anche nel loro diario spirituale, nelle loro lettere, quello che sono state le loro esperienze di angeli e anche di demoni, perché i demoni sono angeli decaduti, ma sempre angeli. Quindi ci sono molte esperienze, e io direi anche personalmente si può avere questa esperienza, però appunto in un clima di vera autenticità spirituale e quindi non di confusione, di ambiguità. Certo. Ecco, per questo è importante avere anche delle idee precise su questa dimensione angelica, che è una presenza come i santi. I santi ci aiutano, ma non sono angeli. La Vergine Santa ci aiuta moltissimo, non è un angelo.
anzi lei è stata accostata dall'angelo Gabriele per il grande annuncio della sua maternità, e lei l'ha presa appunto come un ministro di Dio. Perciò tutti ci collaborano alla nostra quotidianità, alla nostra crescita in tutti i sensi, umana e spirituale, però bisogna dare a ciascuno il suo. E chi ha avvertito, ecco, costantemente la presenza dell'angelo custode al suo fianco sicuramente è San Pio, Padre Pio, sì. Che aveva un dialogo costante con il suo angelo, e qui abbiamo con noi Padre Gianluigi Pasquale, che è poi il massimo biografo della vita del santo da Pietrelcina. Allora, Padre Gianluigi, quasi tutte le testimonianze di chi ha vissuto accanto a Padre Pio ci racconta il rapporto speciale che Padre Pio aveva, anche un rapporto costante con il suo angelo custode. Certo, innanzitutto bisogna dire che questa trasmissione è molto importante perché mette in sinossi la figura di Padre Pio proprio con gli angeli custodi. In primo luogo Padre Pio ebbe un rapporto con il suo angelo custode fin dai primi anni della sua vita, soprattutto fin dai primi anni del suo sacerdozio, e ha definito nell'epistolario, il volume terzo, l'angelo custode come quello spirito che ci accompagna dalla culla fino alla tomba senza abbandonarci mai né notte e né giorno. Una definizione molto simile alle parole di Papa Francesco da cui siamo partiti. Infatti, che sono riprese, come confermerà anche Monsignor Lavatori, che sono riprese anche dal discorso di San Giovanni XXIII all'apertura del Concilio, quando disse: fate pregare i bambini, fate pregare i loro angeli custodi, perché essi sono più ascoltati dalla voce di Dio. Ma tornando a Padre Pio, c'è poi una seconda caratteristica degli angeli custodi che deve essere compresa come distinta dalla prima. Allora, il primo è l'angelo custode a cui Padre Pio si rivolgeva, gli altri sono gli angeli custodi delle anime che Padre Pio dirigeva, che utilizzavano i loro angeli custodi per riferirsi a Padre Pio. Qui ci sono degli esempi che poi magari racconterò, mirabili, quando queste persone, per esempio Clotilde Maraldi, Raffaellina Cerase e altre, non riuscivano a rivolgersi direttamente a Padre Pio. Cosa faceva Padre Pio? Gli diceva loro: mandami il tuo angelo custode, con le richieste più disparate. E qui il messaggero era... Esatto, è incombinata. Sì. Padre Gianluigi, è vero che Padre Pio si rivolgeva al suo angelo con tanti diversi appellativi? Sì, lo chiamava l'angelo custode, in tedesco si dice anche Schutzengel, cioè l'angelo protettore, poi l'angelo che ascolta le nostre preghiere e le eleva a Dio, la terza è la più importante, la seconda è l'angelo che continua a intercedere tra noi e Dio. Come diceva Monsignor Lavatori, è il soprannaturale che si lega al naturale che siamo noi, ma soprattutto lo chiamava quella presenza che sta in noi anche quando noi siamo nel peccato. Lui diceva esattamente nel delitto. Questa è una originarietà della visione dell'angelo custode in Padre Pio, perché non neanche in Pseudio Dionigi l'Areopagita o in Angela da Foligno, che sono altri mistici, c'è questa dichiarazione. Diceva Padre Pio: l'angelo custode tuo ti vuole così bene e non ti abbandona mai, che non ti lascia ed è presente anche quando tu pecchi, cioè, attento, che è come... fa come se Dio ti vedesse. Familiarmente lo chiamava anche angioletto. Angioletto, il mio angioletto, sì. Come si affidava a lui nella vita di tutti i giorni? Beh, innanzitutto c'è una stupenda preghiera, spero dopo venga... Dopo parleremo della preghiera. Sì. Si affidava così. Allora, c'è un Padre Pio fanciullo, che è il Padre Pio appena vestito da frate, che recitava sempre questa preghiera prima di andare a letto: angelo custode, accompagnami nel mio sonno, perché chiudendo i miei occhietti io possa entrare nella serenità e nella tranquillità del fanciullo bambino Gesù, anche la sinossi con il bambino Gesù, e possa poi domani mattina risvegliarmi con i miei frati e pregare le lodi con loro. Cioè era l'angelo che aiutava a lodare. Poi c'è un altro episodio importantissimo che deve essere dichiarato, e cioè il rapporto dell'angelo serafino, quello a sei ali, cioè l'angelo serafico, che ha stigmatizzato Padre Pio, e questo deve essere detto nella trasmissione degli angeli custodi. Padre Pio ha ricevuto i segnali delle stigmate non dagli angeli cherubini, ma dagli angeli serafini, cioè, in sintesi, per chi ci sta ascoltando, quelli dell'amore. Ecco, e
quelli a sei ali, per cui le trafitture delle stigmate di Padre Pio nel suo corpo. E quindi questa, diciamo, è una delle occasioni in cui ha avvertito la presenza fisica dell'angelo custode. Ce ne sono altre occasioni? Perbacco. E questa è fondamentale, è la fondamentale, perché non dobbiamo mai dimenticare che Padre Pio è stato il primo sacerdote stigmatizzato della storia. E in questo senso deve essere anche detto che quando lui celebrava la messa, un nugolo di angeli custodi attorniava l'altare. Coloro che ci ascoltano devono sapere che qui c'è il collegamento con la tradizione ebraico-semitica, perché è dagli ebrei che noi cristiani, e anche Padre Pio, ha ricevuto la devozione agli angeli custodi. E poi c'è un altro fatto: quando lui confessava, quando lui confessava, ci sono degli episodi meravigliosi. Vedeva gli angeli custodi delle persone che avevano bisogno. Addirittura una notte si svegliò e disse: avete finito di disturbarmi? Erano delle persone che non erano riuscite a confessarsi e avevano chiesto al loro angelo custode delle persone: andate da Padre Pio e svegliatelo, perché ho bisogno di confessarmi. E lui rispose nella lettera 38 del epistolario numero 2: aguagliò, perché mi disturbi anche di notte che sto dormendo? Però scese per dare la soluzione. Sono rapito da questi racconti. E poi un altro, se mi permette: una volta andò davanti al focolare e vide quattro angeli vestiti da frate e disse al guardiano: chi ha invitato questa sera davanti al focolare dove sono andato a riscaldarmi i piedi? Il guardiano disse: aguagliò, si chiamavano così, no? Piuccio, io non ho invitato nessuno, erano gli angeli custodi di quei frati morti che avevano bisogno delle preghiere di Padre Pio. Da Padre Gianluigi ce ne sarebbero centinaia di episodi come questi. Da Padre Pio a Natuzza Evolo, un'altra figura mistica che ha avuto contatto con gli angeli custodi, e il nostro Luciano Regolo ha conosciuto Natuzza quando eri appena un ragazzo. L'ho conosciuta quando ero 17 anni. Ci racconti chi era Natuzza? Natuzza è stata una mamma di famiglia, diciamo, ha avuto 5 figli, e poi lei diceva che la sua sesta figlia ha questa fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio dell'Anima, che poi costituisce un po' l'opera che lei ha lasciato. Quindi è stata una mamma che però fin da bambina ha avuto queste esperienze mistiche, non solo di dialoghi con Gesù, con la Madonna, eccetera, ma anche di visione dell'angelo. Io mi sono occupato anche di questo aspetto, come nel libro Il dolore si fa gioia, in cui comparo le esperienze di San Pio a Natuzza. Al di là di questi fenomeni più eclatanti come la bilocazione o le stimmate, c'era proprio un rapporto molto simile anche con i figli spirituali nel riportare al centro della fede questa figura degli angeli, non più come una cosa confusa e altro, ma un corretto ausilio anche nella preghiera e nella quotidianità. Entrambi dicevano di recitare il rosario con l'angelo, non si è mai da soli a recitare il rosario, e inserivano nel rosario la preghiera all'angelo custode. E tu che rapporto hai avuto con lei? Tu eri 17enne. Sì, quando ero 17enne era stato buffo, perché io volevo studiare, diciamo, archeologia, in quanto mio bisnonno era sceso in Calabria per fare l'archeologo. Io facevo il liceo classico e lo vedevo un po' come una professione da Indiana Jones, e lei mi ha detto: tu vorresti fare l'archeologia, lettere classiche. Mi disse proprio il nome della facoltà, ma non è chista strada tua, perché lei parlava in dialetto calabrese, che dice, è molto simile al guaglio di Padre Pio. Dice: la parola è il tuo mezzo, un giorno scriverai anche di Gesù. E la cosa che mi rimane sempre impressa è che dalla prima volta che io la vidi, lei non guardava, diciamo, quando diceva queste cose, il tuo volto, ma guardava alle tue spalle, esattamente alla sinistra. E invece, diciamo, accadeva che quando andava un sacerdote, invece lo vedeva sul lato opposto l'angelo, e questo le segnalava ogni volta, anche dei sacerdoti che andavano in incognito per magari sondarla, per metterla alla prova, esattamente, e lei subito si inginocchiava oppure prendeva, diciamo, baciava le mani, e quelli rimanevano studi, perché vedeva la posizione degli angeli. Sì, perché lei diceva che l'angelo cedeva il passo ai sacerdoti, in quanto loro, esercitando i sacramenti, erano lo strumento della discesa di Gesù sulla terra. Quindi da questo punto di vista diceva che il Signore amava i sacerdoti così tanto da far dare loro la precedenza agli angeli. Questa è una cosa che mi ha anche
sempre colpito, molto colpito. Molto. Regolo, aveva anche Natuzza un rapporto molto speciale con il suo angelo custode. Quando e in che modo si affidava al suo angelo? Si affida fin da bambina al suo angelo custode, anche perché quando non capisce all'inizio lo svolgersi di alcune manifestazioni, non riconosce delle figure, diciamo, eccetera, e si affida specialmente per capire, pone delle domande. Questa figura angelica, tra l'altro, lei la manda anche ai suoi figli spirituali, l'avverte, per esempio, quando lei si sposa, accade una cosa molto curiosa a Paravati nel 1944, perché, diciamo, per consolarla, in quanto lei voleva dedicarsi alla vita religiosa, ma aveva poi dovuto sposarsi, e fu sentito questo coro angelico di voci, diciamo, fu sentito in tutto il paese, quasi imbarazzante, no? Perché lei voleva vivere nel nascondimento più totale. Questi, diciamo, questi doni, e aveva questa, diciamo, continua presenza dell'angelo anche in casa, in famiglia. Per esempio, quando aveva un figlio più discolo degli altri, di cui parla anche con San Pio nel loro unico incontro, diciamo, e una volta il figlio aveva marinato la scuola e si era nascosto, però si era nascosto in una, diciamo, in una specie di sgabuzzino, e la porta è rimasta chiusa, e lì c'era anche il forno, quindi era molto pericolosa, e lei viene avvertita proprio dall'angelo di andare immediatamente a togliere il piccolo, diciamo, il figlio da questo sgabuzzino. Quindi, insomma, questo è stato uno degli episodi più eclatanti della sua... In cui lei riconosceva proprio la presenza in modo concreto, sì, tangibile. Anche un'altra volta mi ha raccolto una sua figlia spirituale di vecchissima data, che mentre riceveva queste persone, lei dice: vai per favore sopra, perché doveva anche cucinare per la sua famiglia, e dice: ci sono i ceci sul fuoco. Invece lei andò e li trovò carbonizzati. Allora dice: no, ma ritorna, e dice: sono tornati ed erano fumanti. Dice: mi hanno aiutato gli angeli, no? Anche nelle piccole cose, sì. Incombenze quotidiane. E Monsignor Lavatori, no? Nel filmato abbiamo visto quei bambini che pregavano, si affidavano all'angelo custode. Quanto è importante, che significato ha questa preghiera? No, lei ci ha detto, gli angeli non sono Dio, no. E quindi, diciamo, come ci rivolgiamo a loro? Sì, come persone che intercedono per noi presso Dio, e quindi ci ottengono quelle grazie di cui abbiamo bisogno. E come d'altra parte anche i santi, persone anche buone, che, come anche i defunti, ma non sono angeli, ma che pregano anche per noi, perché possiamo evitare il male e seguire sempre il bene, come dicevano quei bambini giustamente nella preghiera. Quindi la preghiera è molto importante e diventa anche un momento di sintonia tra la creatura umana immersa nella terrenità e l'angelo invece puro spirito. La preghiera è una porta che si apre dalla terra al cielo, e gli angeli possono allora anche entrare in noi e darci quell'aiuto di cui abbiamo bisogno. Quindi la preghiera è uno strumento molto, molto importante. Ma c'è una differenza da rivolgere la preghiera, una domanda molto banale, a un santo per intercessione, a un angelo? E qui dipende dalla nostra realtà, dalla nostra sensibilità, anche dalla nostra educazione spirituale. Qui c'è molta libertà. Per esempio, io preferisco un santo piuttosto che un altro. Perché questo? Me lo sento più vicino. Così alcuni sentono più vicino l'angelo, proprio nel senso pieno, bello della parola, anche nelle piccole circostanze della giornata, e non sentono il bisogno di andare da altri, persone che intercedono. Quindi qui c'è una grande libertà dello spirito. Dipende proprio dalla nostra sensibilità, dalla nostra educazione, dalla nostra caratterialità. Alcuni sono molto devoti di Maria, e molti invece più di Gesù, magari, sentono più vicino a Gesù. Quindi è un affidamento. È un affidamento molto personale. Allora, anche Padre Pio, lo stava anticipando Padre Gianluigi e Massimiliano, insomma, l'ha fermata, perché, insomma, sapevamo che volevamo farvela sentire questa preghiera. Aveva una sua propria preghiera con cui si affidava all'angelo custode, e noi vogliamo farvela ascoltare in questa clip. Santo angelo custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere, perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli, perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni, perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore, non cessare di attendere la mia custodia finché non mi abbia portato in paradiso, dove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Allora, Padre Gianluigi, questa è la preghiera con cui Padre Pio pregava sempre il suo angelo custode? Questa è proprio la preghiera autografa scritta da Padre Pio subito dopo la sua ordinazione sacerdotale, quindi nel 1920, a 31 anni, proprio per invocare
e l'angelo custode, e avere, questo era il significato di Padre Pio, la certezza di non aver paura di nulla. Siccome doveva andare a confessare, doveva accogliere anche delle anime che erano piuttosto intricate, che avevano dei problemi, delle sofferenze spirituali e fisiche, lui si rivolgeva all'angelo custode essenzialmente con questo significato: dammi la sicurezza di non aver paura nel confrontarmi con gli altri e soprattutto la serenità da poter trasmettere a loro. Natuzza pregava il suo angelo? Sì, pregava il suo angelo e anche insegnava ai suoi figli spirituali di pregarlo, di vederlo nella giornata. Anche lei spesso, diciamo, diceva: se non potete venire da me, ditelo all'angelo. E tantissime testimonianze sono rimaste. Io in modo particolare posso raccontare che mia cugina, diciamo, è stata colpita da una gravissima malattia e aveva, diciamo, una sua vicina di letto in ospedale a Bologna, aveva, diciamo, una persona che era suo fianco, che era una figlia spirituale di Natuzza. Non aveva detto a nessuno, a mia cugina, di aver visto questa figura angelica ai piedi del letto. La prima cosa che mi disse Natuzza vedendomi fu: sono stata diverse volte da tua cugina e ho mandato anche il mio angelo custode. Questa è una cosa, diciamo, che mi ha veramente stupito, perché certo, poi quando la raccontai a mia cugina, diciamo, era commossa visibilmente, perché nessuno di noi sapeva che aveva avuto questa visione, questa l'ha raccontato, diciamo, lei stessa. Ci sono molti episodi come questo? Sì, ce ne sono diversi, anche di, diciamo, di testimonianze di persone che hanno visto sia figure angeliche, sia punti luminosi, sia, diciamo, spostamenti a volte anche di oggetti, eccetera. Per esempio, sia Natuzza sia esempio, una cosa che mi ha molto colpito è che alcuni hanno avvistato, diciamo, la Madonna circondata dagli angeli, perché è la regina degli angeli, secondo appunto anche quello che noi diciamo nel rosario. E quindi è come se fossero veramente gli alleati nelle grazie quotidiane, diciamo, che noi invochiamo. Quindi ci sono testimonianze che riguardano la salute fisica, ci sono testimonianze che riguardano addirittura dei guasti tecnici, degli episodi di persone. Ecco, ci sono delle analogie, per esempio persone che si addormentano durante la guida e che invece improvvisamente arrivano a destinazione e tutte e due, sia San Pio sia Natuzza, le accolgono dicendo: se non fossi, stai attento a non guidare quando è sonno, perché se non fosse stato per il tuo angelo, diciamo, che ha guidato al tuo posto, non ci saresti proprio arrivato. Padre Giuligi, possiamo ancora, come dire, pescare dal pozzo dei ricordi legati alla presenza per Padre Pio dell'angelo custode? C'è un episodio legato a un telefonino? Sì. Come funziona? Sì, sì. E in questo senso si potrebbe dire che gli angeli custodi allora con Padre Pio utilizzavano quello che adesso sarebbero i WhatsApp o gli SMS. Addirittura? Sì, nel senso che alcuni non potevano comunicare con Padre Pio perché ne aveva troppe persone da accudire, e allora egli disse a quella persona che desiderava comunicare: mandami la tua lettera. Si trattava di una mamma, di una zia, che voleva mandare una lettera al suo nipote in guerra, Giovannino si chiamava, e il famoso esempio del telefonino. Dove era questo Giovannino? Era in guerra? In quale città? Allora scrisse solamente nella lettera fuori: Giovannino. Diede la lettera, ecco perché telefonino, no? Comunicazione a distanza, diciamo, ante litteram, a Padre Pio, ed è documentato proprio nella posizio, al capo 13, paragrafo 68, che la lettera arrivò a questo Giovannino senza cognome, senza indirizzo, soltanto perché prima era stata messa sopra il comodino del letto di Padre Pio. Cioè l'angelo custode di Giovannino, grazie all'intercessione di Padre Pio, ecco il collegamento anche tra santi e angeli, trasmise con il telefonino, che la lettera era, il desiderio di contattare Giovannino. Meraviglioso. Allora, grazie a Padre Gianluigi Pasquale, grazie a Luciano Regolo per le loro preziose testimonianze sul rapporto speciale tra angeli custodi, Padre Pio e Natuzza Evola. Noi ora vogliamo continuare a parlare dell'angelo custode, così come lo viviamo tutti noi, sia santi, mistici, persone comuni. Lo viviamo nella nostra vita quotidiana e lo facciamo con un ospite molto particolare che si trova adesso con Gabriella. Sì, benvenuta Maria Teresa Ruta, volto noto della televisione, conduttrice televisiva di tanti programmi, appassionata di sport e anche madre di due bei ragazzi, Gwenda e Gian Amedeo. E anche lei molto legata alla figura dell'angelo custode. Ben arrivata, grazie di aver accettato. Grazie a voi. Un applauso. Allora,
Tu hai coltivato fin da piccolissima un rapporto molto speciale con il tuo angelo custode, vieni da una famiglia in cui i valori cristiani erano profondamente radicati, sì. La tua mamma è cresciuta con le suore, papà sì. Con i salesiani, sì. Ma che valori ti hanno trasmesso i tuoi genitori cui oggi tu senti di poter fare riferimento? Ma devo dire che sono stati straordinari perché l'aggiunta della religione è stata una aggiunta al loro esempio. Perché come sappiamo testimonianza certo, i bambini assorbono moltissimo non quello che gli viene comandato ma quello che gli viene mostrato e quindi loro sono stati prima di tutto un esempio di persone correttissime, oneste, deliziose, amorevoli, precise, puntuali, osservanti e in prima battuta proprio loro e quindi è venuto poi tutto naturale anche l'avvicinanza alla religione, è venuto naturale poi nel momento del liceo domandarsi se quello che mi avevano insegnato era il giusto o se io dovevo prendere un'altra strada, perché guai se non ci sono i dubbi, no? I punti interrogativi. E oggi quei valori continuano a sostenerti? Continuano a sostenermi e sono stati il sostegno nella mia vita prima di tutto lavorativa, che è iniziata molto presto, e poi nella mia vita personale, di madre anche, quella perché familiare. Tu hai potuto trasmetterli. Esatto. Senti, quella... Maria Teresa, dicevamo l'angelo custode. Sì. La tua mamma ha cominciato a parlartene molto presto. Che cosa ti diceva dell'angelo custode? Beh, guarda, all'inizio io credo ero veramente piccolina, perché mia mamma non aveva nessuno che badasse a me e quindi mi lasciava a volte nel lettino e andava a fare la spesa, correva per fare la spesa e lei aveva paura che io mi facessi male e allora mi lasciava nel lettino e mi diceva: non ti muovere, fai la brava perché c'è l'angelo custode che poi mi racconta tutto. Cioè, quindi siamo partiti da un'immagine dell'angelo custode. Un po' severo, un po' guardiano, eccetera. Sì. Poi questa immagine ovviamente si è modificata, no? L'angelo custode a cui ti puoi rivolgere quando non puoi fare una telefonata a me, perché a quei tempi io magari andavo via, bisognava trovare il gettone per telefonare, no? A mamma, papà, a chiedere un aiuto. Ecco, quando quindi non... un'intermediazione costante. Però senti... Sì. Diciamo, tu hai cominciato a quel punto, hai iniziato col guardiano che ti raccontava. Sì, però, mia mamma mi ha detto che io sono nata con un angelo custode ben preciso, di cui lei vedeva l'entità anche. Quindi, quindi tu avevi la percezione. Assoluta. Ecco, che cosa sentivi? Cioè, come immaginavi il tuo angelo? Quanto lo sentivi presente nella tua vita di bambina? Ma l'ho sempre immaginato, come si diceva poc'anzi, come spirito. Non gli ho dato un sesso, non gli ho dato un volto, ma una presenza costante qui alla mia destra. E una entità come se fossi la mia seconda me a cui chiedere realmente, con cui interloquire per chiedere il comportamento. Sarebbe ingiusto se il Signore, quando arriviamo sulla terra, desse a qualcuno un angelo migliore di un altro, giusto? No? Perché si diceva prima che l'angelo deve essere presente anche nei momenti di difficoltà, anche nei momenti di peccato, perché se no per cosa ci sta a fare? Io mi domando. Insomma, tu così già da bambina avvertivi questa presenza? Assolutamente questa presenza, e l'importante è quello che noi riusciamo a sentire dell'angelo, perché siamo noi che siamo qui e dobbiamo renderci conto e capire la sua presenza. Io però più qui c'è un volte po' della mia vita ecco l'ho qui sentita. Però c'è un po' la tua consapevolezza d'adulta. Io mi fermerei un momento a come lo percepivi da bambina, perché poi nella vita di Maria Teresa, insomma, questa presenza dell'angelo da adulta è stata avvertita in tanti momenti, in tanti episodi, in particolare in un episodio molto importante che tra poco vi sveleremo. A tra pochissimo. Bentornati a Siamo Noi con Maria Teresa Ruta, volto noto della televisione, amata conduttrice televisiva. Stiamo parlando dell'angelo custode perché, insomma, sappiamo che ha una rilevanza significativa nella sua vita. Fin qui abbiamo parlato di come lei sentiva accanto a sé da bambina, grazie complice la mamma, la presenza dell'angelo. Però vediamo adesso che cosa è accaduto e che cosa accade da adulta. C'è in particolare un episodio, un episodio che riguarda la tua figlia, che riguarda Gwenda, sì. Che era piccolissima.
Sì, era piccolissima. È un episodio veramente che è stato scioccante e nel tempo stesso ha confermato quello che io ho sempre pensato, no? Di questa presenza così forte, anzi una doppia presenza, devo dirti, perché Gwenda faceva danza. Quanti anni aveva? Aveva 6 anni e mezzo, piccolissima. E normalmente andavo sempre a prenderla io all'uscita di scuola e la portavo a danza, parcheggiavo nel lato del marciapiede di modo che poi le aprivo la portiera e lei poteva scendere e andavamo alla scuola di danza a Milano. E quel giorno era andato suo papà Amedeo, no? A prenderla a scuola, ma Gwenda non aveva la borsa di danza, quindi non aveva le scarpette dietro. Aveva lasciato tutto a casa. A casa, e quindi abbiamo detto: tu vai a prendere Gwenda, io vado a prendere le scarpette e il body e ti raggiungo. E ci troviamo lì alla scuola di danza. Quindi io vedo loro che arrivano, solo che non parcheggiano dalla parte, perché c'era l'autobus, quindi non parcheggiano dalla parte del marciapiede della scuola di danza, ma dalla parte opposta. Ma non, subito non me ne preoccupo, perché certo, ovviamente non penso che mia figlia possa aprire lo sportello da sola. E invece Gwenda, che è sempre stata una ragazza, insomma, di figlia, estroversa, quindi con slancio. Sì, con slancio, sempre una bambina quasi indipendente, no? Che voleva dimostrare di essere in grado di farcela spalanca da sola. Spalanca lo sportello e attraversa la strada. E che cosa succede? Che viene presa da un automobilista e che arriva nel senso di marcia corretto, tra l'altro, quindi era Gwenda che attraversava in maniera assolutamente non se l'aspettava. Non se l'aspettava. E io resto impietrita, cioè io normalmente che sono una persona la che, tua reazione è stata strana, la tu, mia eri, reazione, tu sei arrivata e sì, hai assistito. Io ho assistito da pochi metri dall'altezza del semaforo e ho assistito come se una mano mi tenesse e mi tranquillizzasse. Io normalmente sono una che si agita, che corre, non che dà gridato di matto, che urla, cioè faccio delle cose esagerate normalmente nei momenti di pericolo, di ansia, no? Mi faccio prendere, non dico dal panico, ma sei insomma figlia, sono un insomma, interventista, assolutamente. Lì sono rimasta assolutamente attonita, immobile, con una mano, una presenza fortissima che io ho sentito, di come stai tranquilla, stai serena, stai qui, non ti muovere. Che cosa è successo a Gwenda? Lei ha attraversato, è stata, e io ho visto tutto il rallentatore, è stata presa dalla macchina, si è come, ma lei è stata colpita, ma non colpita, perché lei si è sollevata così, come a rallenti, è scesa giù a rallenti, c'è stato un attimo, si è alzata, si è guardata intorno, ha continuato a attraversare la strada e è andato verso il marciapiede. Ma che cosa si è fatta, Gwenda? Niente. Nessun tipo di trauma? Voi l'avete portato ovviamente niente, prontamente al pronto subito, soccorso? Subito la persona si è, ovviamente il signore che l'aveva messa sotto era una persona garbatissima, ha detto: io mi fermo, sotto do il numero shock di telefono, sotto shock, l'abbiamo addirittura portato al bar, il papà di Gwenda Amedeo ha portato lui al bar che stava svenendo lui, mentre mia figlia sembrava non essersi fatta nulla. Siamo andati ovviamente subito al pronto soccorso. Grande sorpresa anche dei medici. Grande sorpresa dei medici, anche dalla botta che ha preso, perché la botta è stata anche forte, la gente si è fermata, tutti quanti, ha spaccato il parabrezza, quindi immaginate voi una bambina piccolissima di 6 anni e mezzo, quindi è anche poco pesante, leggerissima, no? Poi era uno scricciolo lei, e mi hanno detto: guardi, la tenga sveglia, sembra che non abbia niente, ma la tenga sveglia tutta la notte. E io ricorderò sempre, perché quella sera dovevo lavorare e la portai negli studi televisivi e lei restò tutta la notte con me, tutta la serata lì in prima fila, e tutti quanti la guardavamo per controllare se dovevamo vedere se aveva dei momenti di assenza. E così non momenti è stato. Prima Maria Teresa l'avete sentita, ha detto, anzi erano due gli angeli, sì, in effetti qui ci sono due uno angeli, era quello che teneva me e l'altro è quello che ha si sollevato Gwenda, si sono dati una mano, tu li hai ringraziati ovviamente questi angeli. Senti, hai sentito altre volte nella tua vita di adulto questo senso di protezione così assolutamente forte? Questo è stato sì, ovviamente un episodio eclatante, sì, ma prima si diceva quando ti addormenti in macchina, io viaggio tanto, guido da sempre, cioè guido da 30 anni perché mi piace guidare, mi piace poi rientrare la notte perché voglio sempre tornare dai ragazzi, quindi quando lavoro, anche quando sono fuori, non mi fermo mai fuori, faccio tanta strada e tante volte mi si è chiuso un occhio e poi mi si stava per chiudere il secondo occhio e qualcuno mi ha tirato per un capello e qualche volta io sono arrivata a casa e non ricordo la strada.
che ho fatto. Mi ricordo che ad un certo punto ero al casello magari di Dalmine e poi mi trovo sotto casa e non capisco se sono immersa nei miei pensieri o se c'è qualcuno che guida il mio posto. Quindi sicuramente un forte senso di protezione che ti deriva da questa presenza costante dell'angelo al tuo fianco. Tra l'altro i tuoi figli adesso sono dei ragazzi più grandi. Che rapporto hanno con la loro fede e con i loro angeli? Bah, guarda, entrambi sono cresciuti ovviamente come me nella religione. E, non hanno la frequentazione che magari ho io, eccetera. Però sono molto attenti, anche perché io ho insegnato loro che non è necessario pensare di essere realmente nel giusto per credere, basta credere, perché sennò soltanto noi saremo nel giusto e gli altri che sono nati in un'altra parte del mondo no. Quindi questa fede ce l'hanno. Sì, forte. L'importante è fare delle cose e fare delle cose come te le insegna la religione, perché in qualunque religione, qualsiasi essa sia, ovviamente c'è la fratellanza, c'è l'uguaglianza, c'è il desiderio di fare agli altri, fare per gli altri quello che vorresti fatto per te. Ma ecco, Maria Teresa, io so che tu oggi sei una dama dell'unità, alzi, accompagni le persone sofferenti. A Lourdes il contatto con la sofferenza ha cambiato il tuo modo di pregare? Tu preghi oggi in modo diverso? Sì, assolutamente sì. Devo dirti che è proprio stato il mio primo viaggio a Lourdes che ha cambiato non dico la mia fede, no, ma il mio modo di pregare sicuramente, perché come dicevi ho due figli, uno è Gwenda e l'altro è Gianamedeo. Era nato con un'attività elettrica cerebrale disturbativa continuativa, quindi era una cosa piuttosto rara, 5 bambini su 1 milione che nascono con questa problematica, che poi nel tempo si può ovviamente appianare nel tempo, naturalmente, oppure può diventare un problema. E quando io l'ho scoperto, proprio è stato il periodo della prima richiesta da parte di un gruppo di amici, la mia carissima Elena Balestri, che era il mio capostruttura, che mi ha detto: ma perché non vieni a Lourdes? E tu hai cominciato a farlo. E io ho cominciato a farlo, ma io sono andata per pregare per Gianamedeo, mi ricorderò sempre. Siamo arrivati, sono andata in ospedale, mi sono cambiata, mi sono vestita, ho cominciato il mio servizio, poi appena ho avuto un attimo di tempo sono arrivata alla grotta. Una preghiera di richiesta, diciamo. Con una preghiera di richiesta, ma io non ero mai stata alla grotta. E ci sono andata tra l'altro in serata, quando non c'era tanta gente, eccetera, e non ce l'ho fatta a pregare, perché ho visto le persone che c'erano. Ho visto la fede che c'era nelle persone che erano lì, era una fede più grande della mia. E quindi ho pensato che non avevo diritto di pregare, ed è cambiata il mio modo di pregare da allora. Oggi infatti Maria Teresa, che ringrazio, prega per gratitudine, prega soprattutto per dire grazie, esatto. E ha tanti motivi per dire grazie al suo angelo custode. Grazie Maria Teresa Ruta per essere stata con noi. A voi. Grazie a Maria Teresa Ruta per il suo racconto. Allora, Monsignor Lavatori, tra le tante cose che ci ha detto Maria Teresa, la funzione, no, dell'angelo custode come protettore. Sì. Funge anche, ha anche questo ruolo? Anzi, soprattutto questo per lui è importante, quindi ha spiegato molto bene perché i due angeli, uno che ha trattenuto la signora, l'altro che la figlia l'ha sollevata, ed è verissimo. Questa è una realtà confermata dalla tradizione, dalla Bibbia, anche perché nella Bibbia abbiamo degli episodi che sono molto simili a questi, non nel senso letterale della parola, ma nella sostanza. Quindi l'angelo custode ha questo compito provvidenziale di cui dovremmo rendercene conto, come ha fatto la signora giustamente, non solo il nostro, pensare al nostro, ma anche a quello degli altri. Quando io incontro una persona che sta male, dico subito l'angelo di Dio suo, aiutala, proteggela, benedicila. Quando ho degli amici lontani di cui non so notizie, io li affido al loro angelo custode, dalla parte mia. Quindi non prego solo l'angelo mio custode, ma l'angelo custode degli altri, come dei figlioli, come anche dei colleghi. Mi ricordo quando insegnavo, dei miei studenti anche, quando facevo gli esami, che li illuminasse in modo giusto. Capisci? Magari anche il mio a questo punto. Infatti quando lei ha detto adesso anche del figliolo, io subito ho fatto una preghierina semplice, interiore. Andiamo da Simone per sentire i nostri telespettatori, così diamo anche, come dire,
Sì, c'è la testimonianza della nostra Anna da Milano che ci dice: sono convinta che ognuno di noi abbia un angelo custode. Io sento la sua presenza continuamente, per me è motivo di conforto. Guai se non ci fosse l'angelo custode. È una presenza che è sempre con te e che fortunatamente ti guida verso la retta via. E allora, Monsignor Lavatori, arriva la conferma anche dai nostri telespettatori. Esatto, molto buono questo. Protettore, sì. Ma anche consigliere. Consigliere, perché infatti è l'espressione della luce divina, della sua verità. E quindi ha alle volte delle ispirazioni, chiamiamole così tra virgolette, che suscita la nostra intellettualità, la nostra mente, per poter decidere anche su che cosa fare, quello che è per meglio per noi piuttosto che quell'altro. Sai che di questo aspetto ha parlato Papa Francesco in una delle sue tante omelie a Santa Marta? Vogliamo sentire cosa ha detto a tal proposito? Sentiamo un po'. Tutti noi, secondo la tradizione della Chiesa, abbiamo un angelo con noi che ci custodisce, ci fa sentire le cose. Quante volte abbiamo sentito, no, questo dovrei fare così, questo non va, stai attento, tante volte. E la voce di questo nostro compagno di viaggio, essere sicuri che lui ci porterà alla fine della nostra vita. Ecco, ci porta alla fine della nostra vita, intendendo appunto la morte. Sì, questo è un dato proprio della tradizione anche cristiana, dei dottori, dei teologi, anche dei mistici. Però non è detto solo alla fine, ci accompagna anche nell'aldilà. Perché è stato fatto, è stato già accennato. Sì, perché è sempre il nostro custode, perché è un nostro alter ego. Cioè, Dio cioè non ci manda l'angelo custode che capita, o quello o quell'altro, ma quello che in qualche modo lui ha creato a nostra commisurazione. Questo è il grande teologo Bulgakov che l'ha detto nel secolo scorso ed è molto bello. Per cui l'angelo custode, come custodisce me, non custodisce altri. Perché conosci di me tutte le mie realtà interiori, la mia caratterialità, le pieghe anche più nascoste del mio essere, perché è fatto su mia misura, questo è molto bello, perché gli angeli sono miriadi e miriadi, quindi per il Signore un angelo in più, un angelo in meno, non è un problema. Siamo protetti, è custodito, protetto, accompagnato. Si è sentito Fabio Cortellesi, l'altro ospite che ci ha raggiunto al tavolo, cui diamo il benvenuto. Buonasera, il 24, buonasera, il 24 agosto della scorsa estate, insomma una data che è impressa nella nostra memoria collettiva, durante il terremoto che ha funestato, colpito il centro Italia, lui si trovava ad Arquata del Tronto. Allora Fabio, lei che lavoro fa? Io sono, appartengo alla Polizia di Stato, sono un poliziotto circa 30 anni. E da più di 20 anni ci dice? Di 30 anni. Da più di 30 anni. Infatti fare il poliziotto è sempre stato il sogno che aveva fin da bambino, ma a un certo punto il sogno si è colorato di qualcosa in più, del desiderio di essere poliziotto accanto a Giovanni Paolo II. Perché? Sì, entrare al servizio del Papa. Sì, da piccolino il mio sogno era proprio quello di andare al fianco di Giovanni Paolo II, perché ero rimasto colpito da questa figura, da questa figura che era entrata dentro la mia dentro la mia vita. Voleva proteggerlo? Sì, volevo proteggerlo, mi sentivo che dovevo fare questo percorso. E tengo a precisare che io non ho parenti in polizia dentro casa, quindi non sapevo cosa significasse andare a proteggere una persona, tantomeno il Papa. Quindi ho concentrato tutte le mie energie affinché riuscisse a entrare nella Polizia di Stato, perché mi ero informato che era la polizia che proteggeva il Papa. E non solo è entrato nella Polizia di Stato, è entrato anche nella scorta di Giovanni Paolo II. Ma come ha fatto? Sì, quale angelo l'ha aiutata? Veramente ho iniziato a pregare, la mia famiglia è molto religiosa e ho creduto opportuno chiedere aiuto al Signore affinché si verificasse questo mio desiderio. Una volta entrato nella Polizia di Stato ho seguito il percorso che mi hanno consigliato i miei superiori, proprio mi sono specializzato nel settore delle scorte
fino ad arrivare a chiedere di essere assegnato alla scorta di Giovanni Paolo II. E così è stato. Sì. Quanti anni hai lavorato con Giovanni Paolo II? 15 anni. E quanti ricordi, immagino? Le posso chiedere il più bello? Il più bello, durante il Giubileo del 2000, eravamo allo stadio Olimpico, avevamo portato il Santo Padre ad assistere a una partita, lui era un po' annoiato, diciamo, dopo un po' di tempo, e si è messo a giocare con un bambino, l'ha fatto arrivare questo bambino sotto le sue vesti e giocavano a nascondino. Noi eravamo in panico, eravamo terrorizzati da questa cosa, e lui tranquillamente giocava con questo bimbo tranquillamente. Poi, dopo la morte del Papa, lei chiede e ottiene il trasferimento ad Arquata del Tronto, uno dei comuni devastato dal terremoto del 24 agosto scorso. Che cosa ricorda di quei momenti terribili? Guardi, io da subito mi sono reso conto che si sta verificando una tragedia non umana, una cosa che non era possibile reagire. Ho chiesto subito la protezione a San Giovanni Paolo II, che sia per salvare la vita della mia famiglia, l'incolumità di tutta la famiglia, e poi di suggerirmi... Sua moglie e sue due bimbe. Sì, anche i miei parenti che erano in casa in quel momento, mia moglie con le bambine e i miei genitori, e poi ho chiesto di essere illuminato su come offrire il mio ausilio, il mio aiuto a tutta la popolazione. È vero che lei, che si è rivolto a Papa Giovanni Paolo II perché aiutasse la sua famiglia, porta sempre con sé, non si separa mai da una foto? Sì, certo, attualmente ce l'ho dentro il portafoglio, è sempre con me, sempre nella macchina, ovunque ho una dimora fissa, io ho un'immagine di Giovanni Paolo II. Ce l'aveva anche quella sera, Massimo? Ce l'aveva anche quella sera? Sì, certo. Ecco, lei come è riuscito a salvarsi? Con molta difficoltà, perché la scossa iniziale sarà molto, molto forte e ha devastato tutta quanta casa, quindi con difficoltà abbiamo raggiunto con la mia famiglia l'uscita, e l'uscita era bloccata. Non riusciamo a uscire fuori dall'appartamento, e ho aperto la porta con molta difficoltà, la porta del garage. Una volta messi al sicuro tutta la famiglia, mi sono adoperato per cercare di aiutare le altre persone che chiedevano aiuto, urlavano aiuto. Ed è riuscito a farlo, e attualmente vive in un hotel, monastero. Ma io vorrei sapere se lei pensa che quelle preghiere affidate, sì, a Giovanni Paolo II. Sì, certo, non sarei stato qui. Non ho mai smesso. Io camminavo insieme ai miei amici e ai miei paesani in mezzo alle case che crollavano. Ci crollavano addosso le case, e fortunatamente riuscivo a trovare la strada più libera per soccorrere gli altri amici. Attualmente vive in un hotel monastero con la sua famiglia, però per 2 mesi è stato, penso, Massimiliano, una casa chiesa proprio dedicata a Giovanni Paolo II, una tenda. E sì, accanto al nostro Cortellesi c'è un'altra storia, impersonata dalla figura di Maria Ercolani, moglie e mamma di 2 bambini, Erika e Davide, e il loro nome. Allora, torniamo un po' indietro nel tempo. Era il 26 luglio del 1986, lei quel giorno aveva 7 anni e si trovava in barca ad Ischia con la sua famiglia, posto bellissimo. Ma improvvisamente che cosa accade? Buonasera. No, niente, buonasera. Facevamo il giro, diciamo, dell'isola in barca, io mi trovavo sulla punta, all'improvviso, diciamo, il mare un po' agitato si spezzò e io sono caduta di schiena, e all'improvviso mi trovai come in una bolla protetta. Passai per tutto, diciamo, la barca era lunga tipo 7 metri e mezzo. Riuscivo comunque a respirare, non avevo difficoltà nel farlo. Poi sono risalita e praticamente l'elica mi ha tranciato in 2 punti della gamba, rompendomi tibia e perone, lacerando un pochino il muscolo. E in là mi venne a soccorrere una barca, una piccola barca. Mi tirò su questo signore e 3 parole importanti. Sì. Mi disse: sono un medico. Sì. Che di fatto le ha salvato, sì, la vita. Ha salvato, sì, la vita in condizioni difficilissime, una gamba tranciata, e da quel momento la sua vita è cambiata, perché il senso di gratitudine se l'è portato dietro. Lei ancora oggi sulla gamba i segni di quell'incidente e non smette di pensare a quella persona che considera il suo angelo custode. Sì, sì. Okay. È vero, sono passati 30 anni, però da qualche mese lei, quell'angelo custode a cui non aveva smesso di pensare, ha deciso anche di cercarlo. Perché?
Beh, è capitato tutto, non so, a Nizza, quando è successo, diciamo, l'attentato di Nizza. Sì, di una mamma che fece l'appello su Facebook e aveva perso la bimba piccola. Fortunatamente l'ha ritrovata poi tipo il giorno dopo. Mi venne così spontaneo di scriverlo, anche diciamo non sicura di trovarlo. E così l'hanno condivisa in tante persone. Quindi attraverso Facebook. Sì, però non sono riuscita. Ancora non siamo riusciti. No. Cosa vorrebbe dirgli? Grazie. Grazie. Allora, lo sta cercando attraverso Facebook. Vuole servirsi di noi per lanciare un ulteriore appello, così magari l'aiutiamo a cercare, a trovare questo medico che le ha salvato la vita da bambina. Ah beh, sì, però io non ho punti di riferimento. Però ricordiamo la data. Sì. 26 luglio sì. 1986 al largo di Ischia, mi pare di capire. In una barca piccola e aveva due bambini con sé. Magari se stesse ascoltando si ricorderà chissà. Di quell'episodio, di una bambina con ferite importanti. Sì, quella bambina si chiama Maria Ercolani e la sta cercando. Vediamo, chissà mai che qualche angelo custode apra la strada. Non si sa mai. Posso chiederle chi è il suo angelo custode e come si affida a lui? Oh, il mio angelo custode è molto semplice, non ha niente di straordinario, però è molto vigile nei miei confronti. Perché anch'io ho avuto esperienze non belle, anche di malattie piuttosto pesanti, anche situazioni umane di difficoltà, e ho sempre avuto questo orientamento interiore, come è successo per altri fin da piccolo, del mio angelo custode, e mi sono affidato. E di fatto poi ho visto che ha avuto sempre un gesto di benevolenza nei miei confronti, di soccorso, di protezione, di cui sono veramente grato. E quindi in questo senso lo chiama in un modo particolare, no? No, perché l'angelo non ha nome, in quanto che è la trasparenza di Dio, è il puro trasparenza. Lui ama, lui non pensa a se stesso, semplicemente dice: tu vai con Dio e Dio deve venire con te, io mi fermo. Posso chiedere una battuta velocissima, perché siamo in chiusura, però è la curiosità di tutti i telespettatori: perché rappresentiamo gli angeli con le ali? Oh, con le ali è interessante, perché è una rappresentazione iconografica, però non reale, perché non hanno le ali, non sono uccelli, sono seppuri spiriti, però l'ala indica il dinamismo, la velocità dello spirito. Pronti a intervenire. Pronti subito, al cenno che Dio fa, capito, loro corrono tranquillamente, il dinamismo proprio, quindi è un simbolo molto bello le ali. E anche nella Bibbia, come diceva il padre, ci sono i serafini, perché noi non abbiamo avuto tempo di dire i cori angelici, che Isaia li rappresenta sei ali, due a sei ali. Infatti anche nelle nostre rappresentazioni sono così, con due ali coprono il volto, perché vogliono dire la maestà altissima di Dio. E sono intervenuti con due, no, con due ali coprono se stessi per dire che sono creature, con le due ali girano attorno a Dio. Bellissimo, e sono intervenuti velocemente anche nelle storie che abbiamo raccontato. Allora, ringraziamo davvero tutti i nostri ospiti, Monsignor Renzo Lavatori, Fabio Cortellesi, a cui veramente auguriamo tutto il bene possibile. Grazie. Maria Ercolani, che è stata con noi. Ci fermiamo per una brevissima pausa, ma torniamo tra pochissimo per aprire il nostro consueto cassetto dei ricordi. Cosa tiriamo fuori? Tiriamo fuori, lo scopriamo dopo la pubblicità. A tra poco. Okay.